poi si riparte. La voce la sentiamo, ma la tua faccia è fissa, hai capito? Sì, ma io che ci posso fare, sorella? Io qua sto impazzendo. Guarda di nuovo lo Spirito Santo, mamma mia, io mi ammazzo a manate. Laura 80, Laura 80, prega per me, prega per me. Dimmi che Immacolata dice buonasera a tutti, buonasera a tutti. Gloria a Dio. Alleluia. Salutate tutti. Salutate a Dimico Immacolata. Salutate a Dimico Immacolata e alla sorella Laura 80 che dice pace, fratelli e sorelle. Salutate tutti. Benedici, mio Dio, a tutti quanti, alla sorella Dimico Immacolata, alla sorella Laura 80, la sorella Samantha Rossi, e ancora Graziella, e ancora Laura 80 dice ciao Robè, dove sei Robè? Onde sì, Robè? Robè, onde sì? A dove stai? Robè? Roberto? A onde sì? Onde sì? A onde sta? Dove sei? Onde si è messo? Ha mangiato bene. Allora gloria a Dio. Gloria a Dio. Roberto stasera ha mangiato bene. Dai, coraggio. Già. Guarda che Laura ti ha detto come stai, Roberto, ciao. Guarda, amare quei con Navannurgio, dice un proverbio. Avete visto? Roberto era. Guardate, io non voglio fare testimonianze, però io ho conosciuto Roberto il primo giorno ed era più di là che di qua. Non usava neanche parlare. Non usava neanche dire una parola, era distrutto. E voi lo sapete perché? Era muto, dice Davide, muto, completamente muto. Perché voi sapete già nella sua situazione non può camminare, non può stare tanto all'impiedi. E adesso comincia a camminare, comincia a stare all'impiedi, si cucina adesso. Poco fa, Che cucino, eh? No, me lo so fare due volte. Te lo fai portare pronto? E va bene, non ti preoccupare. L'importante è che mangi, va bene? Alleluia. L'importante è, io ti ho detto l'altro giorno, nel caso mi telefoni, ci penserò io, anche che sono qua, non ti preoccupare. Telefonerò a qualcuno che ti porti quello che ti deve portare. Va bene? Bella musica, era la sveglia, era la sveglia. Allora, qui. Allora, qui dice che il Signore è la mia parte. Ho promesso di osservare le tue parole. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Noi abbiamo osservato le testimonianze di Dio. Noi dobbiamo esaminarci, mentre facciamo la testimonianza, noi ci vediamo con il riflesso condizionato di quello che noi proiettiamo. Cosa proiettiamo? Proiettiamo del bene e del bene riceviamo. Sì, sorella Laura, guarda un po'. Guardala, guardala.
faccio un filmato come ho fatto io. Guardalo, guardalo. Guardalo, Laura. Laura è passato nell'altro profilo per vedere. Osserva i cambiamenti che fa lo Spirito Santo. E qui nel versetto 60 dice: senza indugiare mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. Senza indugio, non dobbiamo magari parlare a vanvera di dire questo o quello o quell'altro. No, dobbiamo osservare senza indugiare e dire: mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti, subito, senza replicare. Quando ci presentano i comandamenti di Dio, noi dobbiamo dire come disse Maria all'angelo. Cosa disse Maria all'angelo? Maria disse all'angelo, quando l'angelo gli disse: che fai? Lo custodisci, questo bambino, nel tuo ventre, nel tuo grembo? E gli disse: ma io non conosco uomini, come faccio ad avere nel mio grembo un bambino? E l'angelo gli disse: non ti preoccupare, lo Spirito di Dio ti coprirà e tu concepirai. E Maria cosa disse? Sia fatta la sua volontà. Quando noi diciamo sia fatta la sua volontà e non indugiamo, non diciamo: ma io c'hai la testa dura, io ho la testa dura, io no, mamma mia, signore, che ci posso fare? Io stasera i numeri sto dando con questa apparizione, gloria a Dio. Eppure però ho fatto il filmato, quello che ho potuto filmare, perché se no, se mi metto a filmare tutto il filmato non posso predicare, però ci dobbiamo accontentare. Anche qui lo prende pure, lo prende pure, coraggio. Amore mio è arrivata, Gattalone è arrivata, amore! Amore mio! Gattaluna, ben arrivata! Facci scaricare a tutti. Prima fai scaricare a Roberto, così lo vediamo camminare. E così anche Pippo è arrivato. Pippo, Pippo, bravo Pippo, fai bravo Pippo. Sai che Pippo dico, tu mi hai capito già? Sì, e adesso Davide. Davide! Davide! Fai a Pippo quello che dovevi fare a quell'altro poco fa. Ma non quello che hai fatto tu, quello che decido io però. Fallo, Pippo si chiama, fallo. Muto, Pippo. Allora, quando noi non indugiamo. È entrato un marocchino, poverino, guarda, c'è scritto vieni in Marocco. No, Quello è bravo, quello è bravo, quello è bravo, quello è bravissimo, quello è l'amore mio. se sta ancora partito nella nostra legge, perché vuol dire che lui Sì, non fa più, non è. quello è l'amore mio. Allora Cataluna ha detto: ho sentito Peppare e sono entrata. Certo, basta che si parla di Pippe e lei è la prima. Grazie Gattaluna che tu sei entrata, così ci fai scaricare a tutti con la pippe. Allora, chi ha bisogno delle pippe? Gattaluna. Che Che talpa, guarda, Angelo c'è scritto che talpa. talpa? C'è scritto lì, c'è che Kit talpa. talpa è il nome che c'ha, quello è normale. Kit talpa. No, no, ognuno se la fa da sola. Come? Hai sentito Pippe, sei entrata e adesso ci lasci soli così? Ci
ce le facciamo sole le pippe? No, non è giusto, Laura. Non è giusto, Cataluna. Non è giusto, Cataluna. Ci deve aiutare adesso. Va bene? Va bene. No, ma Cataluna tira il sasso, poi nasconde la mano. Sì, ho capito come fa. Lei getta l'amo e poi si ritira. Ma hai capito? Prima usa la parolaccia, poi si ritira, così va avanti gli altri. Così lei si lavora, dice peccati, gli altri rimangono sporchi. Ci fa scaricare. Erano già tutti pronti, sorella. Allora, guarda che tutti con la pippa siamo. Lei stuzzicare. Davide lo scrive proprio in siciliano. Lei stuzzicare fa. Stasera ti mangiamo. Ti mangiamo viva, Cataluna. Stai attenta che a Natale ci sono i cani che ti sbranano, eh? Ieri sera ci hai lasciati soli, non sei venuta. E siamo un pochettino arretrati. È andata a fare le pippe, come la fa? Stasera siamo irritatissimi, siamo. Meglio che ti metti al lavoro, eh? France, non mi toccare, Cataluna! Francesca, guarda che Laura ci tiene a Cataluna, non la toccare, dai! Ma se non la tocco neanche, ho detto soltanto che la fa in giro, quando non viene nella live fa le pippe in giro! No, non la toccare, perché guarda che Laura è la migliore amica di Cataluna, hai capito? Non la toccare. Io sono amica di tutti, anche prima del mio fratello Gesù e dopo del mio padre, dopo sono amica di tutta la live. Brava, però noi la vogliamo bene a Cataluna, perché lei è unica. Guardate, quando non c'è lei nella live noi siamo ruisci, siamo muti. Che è l'unica bravissima a fare le pippe. Noi siamo, quando non c'è Cataluna, noi siamo pesci fuori dell'acqua. Poi Roberto, quando non c'è la Cataluna, diventa proprio ancora più pesci senza acqua diventa. Roberto, guarda che c'è Cataluna. Ma ne sì, Roberto, non ne sì. La vedi, Angelo. Ma onni sì, ma onni che ta fa? Ma che sta fanno? Sta dormendo! Ma che fa? Dormi, Robè! Sta dormendo! C'è il commissario Montalbano, salutiamolo, rispettiamo il commissario Montalbano. Montalbano, ma che mi hai abbandonato? Mi hai abbandonato, commissario? Ancora mi dovevi chiamare, non mi hai chiamato, come mai? Mi hai abbandonato, amore mio. E io ti ho aspettato, amore mio. Sta facendo un film. Ah, ecco perché è impegnato, è impegnatissimo. Che? Robè, che? Che, Robè? Che? Che, Robè? Battetici le spalle, Roberto, batteteci le spalle. Roberto. Sta facendo un film, commissario Montalbano. Ma sì, è normale. Se non lo fa lui il film, se non lo fa lui. Guardate, certo. lui ha avuto un successo di quello fenomenale. Ed è un uomo di rispetto. Io lo rispetto, guardate. Il commissario Montalbano, proprio sono. Io ho visto tutti i suoi filmati, tutti li ho visti. Bravissimo. Che c'è, Piero? Bravissimo. Bene, commissario, poi quando hai tempo, poi mi chiami. Allora, diceva, il commissario diceva anche per Cataluna, ha preso anche un po' di affetto a Cataluna. Ha detto... Allora, commissario, allora parlaci un poco, scrivici, ma
Quanti amici c'hai che ti faccio salire? Quanti amici c'hai? 155 follower e 269, sono poche, commissario. Dovresti andare nel mio profilo e aggiungerti tutti i follower e tutti gli amici fino a 1000. Così domani puoi salire qua e parliamo, amore mio. Posso chiamarti amore mio? Nel Signore, io guarda, ti ho rispetto perché ti stimo. Gloria a Dio. Bene, andiamo avanti con la parola, però non ci dimentichiamo la sorella Gattaluna. Non ci dimentichiamo la sorella Gattaluna. Robè, neanche tu mi difendi. Robè, oh, guarda che questa qua veramente non la dovevi fare. Neanche tu la difendi a Gattaluna. Guarda che lei veramente ti stima. Robè, noi... Me lo so, voleva che io la difendo. Allora, ti... Commissario Montalbano, salutami, Camilleri, dice Gattaluna. Sì, però Gattaluna, lasciamelo stare il commissario Montalbano, è mio, quello è mio. Non te lo prendere pure, perché ti prendi tutto. Gattaluna accaloppia tutti. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Voi, allora, aspetta. Aspetta che sono indietro nel leggere. Allora, se ti serve una compagna, ti serve Francesca. Allora, Davide, anche Davide vuole un autografo del commissario Montalbano. È tremendissima, tremendissima. Gloria a Dio, mamma mia. Allora c'è Paola che dice prega per me che sto male. Aspettate un attimo, scusatemi, che c'è Paola che sta male. Paola, amore mio, non mi sono accorto del tuo messaggio, scusami, perdonami. Allora, un attimo solo che devo pregare. Sì, Paola, Paola 90 nell'altro profilo. Allora, preghiamo per lei. Allora, Paola, nel frattempo che io prego per te, scrivi cosa soffri globalmente, se hai depressione, ansia, malattie del corpo, dolori cervicali, tumori. Te lo sto dicendo tutti, scrivilo senza vergogna, perché sto pregando. Mentre tu lo scrivi, io prego e il Signore provvederà. Poi, nel caso, hai capito, mi aggiungi in WhatsApp, prendi il numero di telefono scrivendo il mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Se ti viene difficile, scrivi il mio nome, Angelo Piccone, in Google, trovi tutto. Padre Santo, chiedo aiuto anche a voi, fratelli e sorelle. Pregate tutti per Paola 90. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome santo del tuo figliolo veniamo a te. Principalmente perché c'è un bisogno per Paola 90, che ha scritto prega per me, che sto male. Io non so cosa lei soffre, forse lo sta scrivendo adesso. Benedici Paola, Signore, qualunque il suo problema, che possa trovare la tua grazia.
la tua salvezza e buttare tutto il suo problema ai piedi di Gesù, mentre lei sta abbassandosi al cospetto del tuo figlio. Padre, risanala, qualunque sia il suo problema, qualunque sia il suo male, fai che lei possa scaricare completamente tutto ai piedi del tuo figliolo Gesù e sentirsi ravvivata, sentirsi ripiena dello Spirito Santo, e qualunque cosa che abbia possa scomparire dal suo corpo, dalla sua mente e dal suo spirito, che possa essere lasciata nel nome santo di Gesù. Va retro Satana, va retro spirito maligno da Paola, lasciala libera, lasciala libera nel nome santo di Gesù. Va retro Satana da Paola. 90. Grazie, buon Padre Celeste, Dio d'amore, nel nome santo del tuo figliolo Gesù. Lascia libera Paola, domanda, spirito maligno, spirito in mondo, via, nel nome santo di Gesù, ti scaccio negli inferi, nel nome santo di Gesù. Grazie Padre, grazie buon Padre Celeste, grazie, nel nome santo di Gesù, amen. Allora, che successe? Robè, che successe? Gattaluna è troppo forte. Troppo forte? Laura 80, oh! E che? Ha detto, ma che è un esorcismo? più meglio, noi scacciamo tutti gli atti impuri che esistono sul pianeta. Davide punisce, portati a Francesca se ti serve una compagna, una comparsa. Ma perché si deve portare a Francesca? Non si può portare a te, Laura. Che c'è di male? Che attacchi? Discussioni? No, lo sai che ha detto Cataluna? Ha detto, Montalbano ti serve una comparsa. Mamma mia, gloria a Dio. Io difendo Francesca. Bravo Davide, difenda Francesca. Davide punisce, non ho bisogno, dice. È tuo gatta, eh? Il commissario. Davide punisce Tina Tillo. Lei attacca bottone e poi si ritira. Questo fa. Attacca bottone e poi si ritira. Mi piace però, Gattaluna, mi piace. Io ormai la conosco, so come agisce. È bravissima. Gatta, miau, dice Davide. Miagola solo da morire, robè. Ma anche nella vita reale. Sì, miau, miau, dice Davide. Gatta sta miagolando, Laura. Davide punisce, cioè, miau, miau. Fa, non la senti, gatta? Miau, miau. E che? Laura si sta divertendo, sta scaricando, Laura. 1, 2, 3, 4, 5 manine in preghiera. Che bello. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Allora, Gattaluna, dice Davide, punisce, ma tu a quest'ora non hai da fare niente. Tu neanche? Ma è un esorcismo? Sì, Gattaluna. Qualche giorno dobbiamo. Ciao Francesca. Ma che hai fatto, Francesca? Sei caduta? No, amore, siccome il telefono poi
ritorno del bagno, quando metto nella presa c'è il zero, invece da metterlo sopra l'uno ho messo il zero, invece da farlo caricare ho parlato e l'ho scaricato. Ma devi comprare una prolunga. Angelo, perché qua dentro qua questo qui la presa è quella della lavatrice, no? Allora se metto lo zero e non fa corrente, se metto l'uno sì, invece io parlando ho messo lo zero, capito? Sul bottone, c'è il bottone della presa. Ho capito. Oh mamma, cosa hai combinato? Allora, gatta luna, dice Laura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 manine, gloria a Dio, Laura, ti voglio bene, Davide dice amen, Laura 80 dice, Cristina 67, Robe, api, Gattaluna dice api meglio, ah ok, più meglio, dice Laura. Piuttosto vado a distribuire con Valerio. Con Valerio va a distribuire. Che cosa? Laura, cosa vai a distribuire? Valerio non distribuisce più. Adesso prega. Valerio adesso è cambiato, sai? È diventato un bravo ragazzo. La sai la canzone? E sono un bravo ragazzo. Sono un bravo ragazzo. Stasera la sorella Barbara, signorella, sta scaricando al 100%. Gloria a Dio, sta scaricando al 100%. Anche Gattaluna sta scaricando. Gattaluna sta scaricando pure. Allora, o a battere con la sorella Samantha. Sì, Laura, quello è buono. Vai a battere con Samantha, diventi ricca perché lei... Lo vedi? Dio la sta benedicendo. Angelo, ma batta macchina o batta... No. Samantha avrà un locale. Angelo, leggi che ha scritto Laura 80. Adesso lo leggo. Va a battere con la sorella Samantha, poi dice, ha paura gatta luna, no, miau. E lo so anch'io, sì, mi amo, lei stessa si ama e mette due emoconi, che bello. C'è un altro barbino. Qui c'è, allora Gattaluna dice, Laura, Angelo, 80... Lasciami un po' pensare, Gattaluna, che non è mica dall'altra sponda per caso. No, ti sbagli amore, ti sbagli. Gattaluna, no, Gattaluna, io la conosco appieno perché a volte entro dentro il suo cervello. È una brava ragazza. Sì. È una brava ragazza. La sapete la canzone? E sono una brava ragazza. Sì. Così, è una brava ragazza. Lei c'ha i 5 minuti che vuole far scaricare a tutti. È una brava ragazza. Fa del bene. Lei l'ho identificata una benefattore pubblica, fa scaricare a tutti. Pace, Pietro Battaglia, Rosaraia, ti voglio bene. Allora Gattaluna la dobbiamo innalzare perché è una benefattrice, fa scaricare a tutti. Avete capito? Io lo so, è brava, è bravissima a donare gli organi. A donare. Mamma mia, stasera Gattaluna ti devo veramente ringraziare. Stasera mi stai facendo scaricare al 100%, a me e a tutti.
Ma come possiamo ricolmare Gattaluna? Sapete se possiamo dargli un premio? Possiamo dargli un premio a Gattaluna? Avete qualche idea cosa possiamo regalargli? Io avevo pensato di comprare dei bomboloni, quelli lecca lecca. Che ve ne pare? Che ve ne pare? Sorella Barbara, lì a Palermo ne vendono bomboloni, quelli lecca lecca. A Paternò. Io sono di Paternò. Sì, scusami, mi sono dimenticato di Paternò. C'è il lecca lecca, sì. Ci sono il lecca lecca. Me ne compri un po' che così quando vengo in Sicilia ce li regaliamo. Come ci mando? No, quando vengo in Sicilia a Licata, io ti vengo a trovare a Paternò. Mi faccio una scappata e così me li porti i bomboloni, va bene? Lecca lecca. Un po' di i bomboloni pure, sai, ci vengono i bomboloni pure li vendono, a me datemi soldi, grazie. Allora. Bonifico nel mio vai. Ok. Gloria a Dio. Ok. Così la ricompensiamo perché è un'amica che ci vuole bene, ci fa scaricare. Così almeno anche gratifichiamo anche lei, perché lei ci sta gratificando, ci fa scaricare a tutti. La sera io quando non vedo lei sto moscio. Mica è colpa mia! E che colpa mia! Se io non vedo lei, sto moscio! Domani che si caso! Io non so come ricompensare Gattaluna, mi dovete credere, guardate che io l'amo, con tutto il cuore l'amo. L'amo con tutto. Io quando vedo lei. Gattaluna c'è qua. E subito mi rianimo. L'hai appena ricompensata adesso, ci hai detto che senza se la senti, sei moscio, hai dato già una promozione, cavoli, eh? Hai visto? Gloria a Dio, avete visto? Gloria al Signore. No, gloria alla Gattaluna che non ti fa alzare, che non ti senti più moscio. Sì, gloria a Dio. Gloria al Signore, alleluia, gloria alleluia. Signore. Anche bel cacatone fa scaricare. Sì, che cacatone pure. Quando viene che cacatone pure, proprio... È una cosa veramente. Loro quando sono insieme tutti e due, proprio io divento meglio. Mi dovete credere. Ecco, io non so come ricompensare queste sorelle e anche i fratelli. Ci sono fratelli che proprio coinvolgono lo spirito del popolo di Dio e lo rianimano. Vedete, 5 minuti abbiamo perduto. Adesso però glorifichiamo Dio.
Perfetto, a posto. A posto. Si è caricato bene? Sì, sì, si è caricato. Adesso passiamo alla parola. Qui nel versetto 60 dice: senza indugiare mi sono affrettato a osservare i tuoi comandamenti. E nel versetto 61 dice: le corde degli empi mi hanno avvinghiato, ma io non ho dimenticato la tua legge. Anche che certe persone ci avviliscono, che ci cercano di combattere, che ci cercano di restringerci nella spiritualità con i suoi sentimenti e con i loro trucchi, dice qui la parola che non ci fa avvilire e non ci fa, come quelli, rimanere delusi, ma ci dà la sua legge forza. Le loro corde degli empi mi hanno avvinghiato, dice, ma io non ho dimenticato la tua legge. Nonostante queste corde di queste persone che ci legano, facciamo come Sansone. Sansone, quando lo legavano a Sansone, lo sapete chi è Sansone, vero? Un grande... Sansone lo legavano con catene, con corde di stoffa o di catene di ferro, e lui li rompeva con la sua forza e si liberava. E qui dice: le corde degli empi mi hanno avvinghiato, ma io non ho dimenticato la tua legge. La tua legge mi ha salvato. Dio ci salva da tutte queste cose brutte. Altro che la sorella Cattolone dice: e che c'è? Qualcuno che sta facendo qualcosa? Eh? No, qui c'è Dio, lo Spirito di Dio che purifica ogni iniquità. Ogni cosa che è negativa viene passata alla liberazione. Qui succedono liberazione dello Spirito Santo nelle angustie e nelle malattie, ma c'è bisogno pure di ridere un po', c'è bisogno pure di scaricare quell'emozione che Satana ci ha messo addosso, che ci fanno piangere. Noi abbiamo bisogno di liberare i canali del nostro corpo, della nostra mente, del nostro spirito, perché si erano tappate, e con il sorriso noi liberiamo, come Sansone, le catene. Attenzione, è importantissimo che dobbiamo ridere pure, perché il sorriso libera il cuore dalle malattie che si sono inserite. Non dobbiamo stare muti. La mattina, quando gli uomini si fanno la barba, dovete cantecchiare. Se non lo volete far sentire a nessuno, cantecchiate internamente nel vostro spirito. Ma se non avete vergogna... Io sono 11 mesi nel buio, adesso che ho la luce di Dio, continuo a ridere dalla mattina alla sera. Vedete? Vedete la sorella? Canta dalla mattina fino alla sera. E se vedete, l'altra sera ha cantato una canzone... in chiesa, nella sala dove lei si riunisce con, e come si riuniva prima con i suoi parenti, ci sono pastori pure, e beh, mi ha mandato dei cantici, guardate, sono meravigliosi. Ma se voi sentite cantare a lei, lei da quando è stata liberata dal nemico, anche i suoi parenti pastori, mentre lei cantava, la guardavano e dicevano: ma questa Francesca è cambiata, Francesca. Capite? Quando una persona viene liberata dal satanismo, che Satana ci ha messo addosso, altre che dice che è esorcismo, di più!
È lo Spirito Santo che agisce qui. Altro che esorcismo. Gli esorcisti non fanno un cavolo. Gli esorcisti se ne devono andare a quel paese perché non sanno come agire con gli spiriti. Non lo sanno. A volte gli spiriti si mettono contro di loro. Qui ci vuole Dio, ci vuole lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù. Solo così, l'ha detto Gesù, questi spiriti vanno cacciati con la preghiera, con il digiuno. E se noi non preghiamo e non digiuniamo, non c'è niente da fare con questi spiriti. Lo dice Gesù. E qui Laura dice, io un'idea ce l'ho, dice. Ah, aspettate che Laura c'ha un'idea. Laura, io ti ringrazio. Potrebbe essere l'occasione giusta. Allora, dice, lei voleva un rossetto particolare. L'ho capito, dai. Io ce l'ho. Ce l'ho quel rossetto. Dai, dillo, dai. Amen, vede che già capito. Io ce l'ho quel rossetto. Gattaluna, a me datemeli a soldi, grazie. Un bonifico nel mio PayPal, subito amore mio. Allora, il primo te lo mando io un bonifico. Dammi le mail del PayPal che te lo mando subito, va bene? E ti mando anche altre cose oltre il bonifico. Allora Gattaluna dice Laura 80 il rossetto vibrante. Sì, io l'avevo capito, vedi? Il rossetto vibrante ce l'ho, te lo mando. Ma vai di cinese che risparmi, te ne vai a comprare due e ti fai anche la maionese con quella. Allora Gattaluna dice, Laura dice, la talona, sì. Amen. Davide dice, mia, donate i piccoli. Mia. Capusti. Capisti? Sì, lei fa indurire tutti. Sì, e quello è il fatto, che prima fa indurire e poi se ne va. E lascia induriti. No, non è giusto, Gattaluna, non è giusto quello che fai. Quotidianità di tanti, dice. Allora, di Mico Immacolata dice, prendi un tiramisù. Ho mangiato adesso una tazza rossa piena di gelato, ma un gelato a tutti i gusti ho mangiato. No. È vero Angelo, ho mangiato una bella tazza di gelato mentre parlavo, sì, quella rossa, sì. Bella, grossa. Fratello Angelo, sono felice, dice... Variegato la marena. Allora, Carlitos, passa nell'altro profilo, Carlitos. Misto con patate. Passa nell'altro profilo che c'è Gattaluna che ha bisogno qualcosa. Carlitos, passa nell'altro profilo. La ragazza che ti avevo parlato è tornata da me e lo so, perché allora le preghiere che ho fatto ti sembro io qualche pingo pallino. La ragazza che Carlito aveva perduto, con le preghiere è ritornato da lui e lui è felice adesso. Allora, guarda, ti sta cantando una canzone Barbara, signorello. Forza Barbara, cantaci questa canzone a Carlito, se che è felice che la sua ragazza è ritornata a lui. Forza del mio cuore sei, ma baciarti non ti posso mai. Mamma mia. Ma se la non puoi uscire mai con me, tutti i tuoi baci vorrei da te, tutti i miei baci vorrei per te, dare, non mi bacerò, non mi dire più di no. No, da
dammi i tuoi baci, amore, dammi i tuoi baci, amore, per tutta la vita, per tutta la notte, per un giorno ancora. Carlito, ti ha cantato la canzone la sorella Barbara. Ringrazio la sorella Barbara. Grazie, dice fratello, per i consigli che mi hai donato. Gloria a Dio. Avete visto? È Gesù che ti ha aiutato, Carlito. Io ho fatto quello che ho potuto. Allora, adesso però, Carlito, stai attento, non sbagliare più con la tua ragazza. La devi amare e quando lei sbaglia, perdonala, va bene? E se dovessi sbagliare tu, non te ne andare e lasciarla. Ci canti la canzone. Ci canti una canzone e ci dici: la ragazza del mio cuore sei tu, come Barbara l'ha cantata poco fa. E io voglio amarti sempre di più. Hai capito? Allora, gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Stiamo arrivando troppo. No, no. No, troppo, sorella. Guarda che domani sei più magrolina perché hai buttato tutto con il sorriso. Ecco perché io voglio che voi ridete. Io voglio che voi ridete.